Anche quest'anno il WWF torna con l'evento Urban Nature, la natura urbana, la natura in città, perché siamo sempre più consapevoli del fatto che noi siamo natura, deriviamo, dipendiamo da questo meraviglioso mondo naturale che in qualche maniera ci ha prodotto, siamo il frutto dell'evoluzione di questo mondo naturale e quindi più siamo distaccati da questa natura, più non abbiamo la possibilità di avere uno stato di benessere, di star bene. Quindi quest'anno, questo evento, abbiamo voluto sottolineare in questo evento il tema forte di quanto il benessere umano sia dipendente dallo stato di salute della natura. E quindi, diciamo, tocchiamo il cuore del grande problema che abbiamo oggi davanti ai nostri occhi, il modo con cui la specie umana, il genere umano, l'umanità, sta modificando profondamente i sistemi naturali. E quindi noi invece abbiamo bisogno di fare in modo che questi sistemi naturali stiano non solo bene nei loro ecosistemi, ma anche nei nostri ecosistemi, gli ecosistemi urbani che la specie umana ha creato e che ormai si stanno diffondendo e amplificando su tutto il territorio planetario. Pensate che oggi abbiamo oltre il 50% dell'intera popolazione mondiale che vive in aree urbane, il che vuol dire che su oltre 7 miliardi e 600 milioni di abitanti, più della metà vive in aree urbane. Questo significa che avere cura della natura che sta attorno a noi, del benessere che questa natura ci può far derivare, è molto importante. Guardate che il benessere ha tante componenti, non è semplicemente la salute, ma anche lo star bene dal punto di vista morale, fisico, etico, estetico, culturale. L'avere vicino una natura bella non fa altro che farci star meglio a tutti, e in particolare ai minori. Noi abbiamo un vero, serio problema di deficit di natura per i bambini che sono spesso più allontanati dalla natura che avvicinati ad essa. E per questo abbiamo voluto in questo rapporto sottolineare anche in particolare quanto oggi conosciamo di questo deficit di natura e quanto oggi bisogna fare per eliminare questo deficit e fare in modo che la vita di ciascuno di noi possa godere di questa meraviglia che poi è quella che ci ha prodotto e che ci ha creato.